Italia in musica si riconferma un successo. A guardare la moltitudine accorsa ad assistere all'ultimo appuntamento con la kermesse bandistica, in una piazza rinnovata, anche nel traffico veicolare, che deviato in via sperimentale per 15 giorni, ha dato vita ad un'isola pedonale. Questa è un'iniziativa lodevole, il merito va alla provincia di Reggio Calabria. Era una tradizione regina, la banda in Piazza Italia, dove si esibivano tutte le bande regine. Ad esibirsi nei metri quadrati più carichi della storia millenaria della città regina, l'orchestra di Fiati Città di Bagnara, una delle più antiche compagini bandistiche della provincia, nata nel lontano 1822 e da allora mai fermatasi, diretta in brani antichi e moderni dal suo direttore Vincenzo Panuccio. La banda di Bagnara si è esibita tantissime volte qui, ha dato lustro alla città di Bagnara e alla musica in generale per la nostra terra. Oggi ci sono i giovani e questo è molto bello, e soprattutto è molto bello vedere tanta gente, la partecipazione di tanta gente, ma d'altronde dove c'è musica c'è sempre gente.